Buongiorno cari amici, rassegna stampa oggi 21 febbraio 2018, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. PD da Palermo a Napoli, la protesta anti-Renzi parte dal sud, gestione padronale con logiche da banditismo, così dicono. In Campania la segreteria dei giovani si dimette in polemica con lo scandalo che ha coinvolto De Luca. In Sicilia nasce addirittura una corrente anti-Nazareno. In Puglia occupano le sezioni. Comunque vadano le elezioni il prossimo 4 marzo. Tra i Dem, la protesta contro il segretario è già cominciata. Una rivolta in piena regola pronta a deflagrare anche nel resto d'Italia, nel day after delle politiche. PD sempre PD, in Alto Adige, Dem spaccati sulla candidatura della Boschi, 14 esponenti della minoranza lasciano il partito. Tra i dissidenti, l'assessore Borzanina Monica Frank, l'assessore del comune di Ora, Luigi Tava, l'attuale consigliere comunale Mauro Randi e Miriam Canestrini, membro della segreteria provinciale. Il PD è diventato luogo preposto alla gestione del potere invece che alla discussione politica, così hanno detto. Deve ancora decidere il presidente del consiglio provinciale Roberto Bizzo. Elezioni, Napolitano beatifica Gentiloni e le larghe intese, punto di riferimento per future stabilità politica dell'Italia, dice Presidente emerito della Repubblica, principale sponsor del governo Renzi e del patto con Silvio Berlusconi sulle riforme della Costituzione, ha tessuto le lodi del capo del governo uscente a 10 giorni dal voto del 4 marzo, che con tutta probabilità consegnerà il paese all'ingovernabilità. Sviluppo. Giovannini dice l'Italia migliora ma resta in condizioni di non sostenibilità economica, sociale e ambientale. L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, l'ASVIS, prende atto del fatto che tra il 2010 e il 2016 il Paese ha fatto molti passi indietro in alcune aree chiave che includono il reddito pro capite, su cui il Tesoro vede rosa, al punto tale da rischiare di compromettere gli obiettivi presi in sede ONU con l'Agenda 2030. Elezioni, la Lega scrive prima gli italiani, ma nei manifesti usa modelli stranieri. I manifesti per sponsorizzare la manifestazione di sabato a Milano, come raccontato dal sito The Vision, il partito di Matteo Salvini ha usato scatti di fotografi stranieri che lavorano per agenzie straniere e immortalano modelli cechi e slovacchi. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.